Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. Quella che festeggiamo in questo fine settimana è la Domenica delle Palme. Celebriamo quindi l'entrata della Settimana Santa che racchiude i riti e le celebrazioni più importanti del cuore della nostra fede che poi ci portano a celebrare domenica prossima la Pasqua di Risurrezione. Le immagini che vedete alle mie spalle non sono casuali, ma sono di Gerusalemme. Sapete che ogni anno nella puntata della Domenica delle Palme vi offriamo un approfondimento sul Triduo Pasquale. Ogni anno ci siamo affidati a teologi, a religiosi, a laici che ci hanno aiutato a leggere, direi ogni anno in un modo differente, i riti, i segni, i simboli che il Triduo ci ha consegnato e che tuttora ogni anno rivivono nelle nostre celebrazioni comunitarie. Quest'anno siamo direttamente a Gerusalemme e dobbiamo ringraziare per questo Don Paolo Mascilongo, un volto a tutti voi molto noto, un nostro sacerdote, biblista, che per diverse settimane è stato chiamato ad insegnare a Gerusalemme presso lo Studium Biblicum Franciscanum e ha alloggiato presso il convento della Flagellazione di Gerusalemme. Allora abbiamo pensato che potevamo chiedergli di curare per noi questo video di approfondimento sul Triduo Pasquale, chiedendo ai frati del convento della Flagellazione, portandoci nei luoghi dove sono stati vissuti quei fatti di cui leggiamo ogni anno nei brani del Vangelo, un approfondimento, una lettura dove sono proprio i posti a parlare. Quindi li vedete alle mie spalle e ascoltate adesso allora il Triduo raccontato dai frati del convento della Flagellazione. Parlare di liturgia a Gerusalemme è parlare di una liturgia in cammino, itinerante, perché in tutte le celebrazioni si cerca di essere sui luoghi degli eventi della salvezza. Per quanto riguarda la Settimana Santa strettamente detta, a Gerusalemme, sempre con la caratteristica di una liturgia itinerante, cioè sui luoghi dove si sono svolti gli avvenimenti, la Domenica delle Palme inizia al mattino la celebrazione in Basilica, quella che si celebra in tutte le cattedrali, e poi nel pomeriggio vi è la grande processione, la più grande manifestazione esterna di noi cristiani, che da Betfage porta centinaia e centinaia di pellegrini, guidata la processione dal Patriarca Latino di Gerusalemme, dal clero, dal Padre Custode, dai Francescani e dagli altri, e quindi arriva in città dove termina la celebrazione con la benedizione. Il Giovedì Santo inizia con la celebrazione in Basilica, abbastanza presto, la celebrazione della Messa che unisce le due celebrazioni, la Messa crismale della consacrazione degli oli e la Messa nella Cena del Signore, per ragioni storiche, per ragioni di convivenza di tutte le comunità che celebrano il Santo Sepolcro, tutto viene concentrato al mattino e termina con l'Eucaristia che viene esposta per l'adorazione nella tomba stessa di Gesù. Nel pomeriggio la Chiesa di Gerusalemme, per così dire, si muove e va al Cenacolo per ricordare la lavanda dei piedi, la cena di Gesù, lì dove la tradizione ci ha consegnato la memoria da millenni. Il Venerdì Santo, ecco, la celebrazione ugualmente si svolge in Basilica, ma sul Calvario, dove Gesù fu effettivamente crocifisso. Nel pomeriggio, nella serata, si celebra un rito molto particolare, caratteristico di Gerusalemme. Si commemora la deposizione di Gesù dalla croce e la sua deposizione nella tomba. Ecco, con un crocifisso appositamente disposto si rappresenta proprio la deposizione della croce, i gesti che fecero Giuseppe di Arimatea, Nicodemo e gli altri discepoli sul corpo di Gesù. Il Sabato Santo vi è la celebrazione solenne al mattino, quindi Gerusalemme è il luogo dove per prima avviene la celebrazione pasquale ed è molto solenne, molto frequentata. Caratteristica è che il fuoco prende la sua fiamma non come si fa abitualmente
da un fuoco acceso in anticipo, ma si prende il fuoco, si accende il fuoco nuovo, il cero, dalla luce perenne che arde sulla tomba di Gesù. Termina la celebrazione con una solenne processione intorno all'edicola di Gesù, dove si proclama l'antifona caratteristica, l'angelo sedendo sulla tomba, ecco, sulla pietra tombale, proclama che Gesù non è lì, ma egli è risorto e vive per sempre. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Siamo qui a Gerusalemme, a poche centinaia di metri dal Getsemani, che è il luogo nel quale Gesù ha pregato prima di affrontare la sofferenza e la morte. Ecco, Gesù nel Getsemani ci ha insegnato che la preghiera è l'unica forza che può veramente aiutarci durante la tentazione della sofferenza della morte per rimanere fedeli alla volontà del Padre. Gesù ha detto: lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Che cosa significa questo? Quando noi diciamo che lo spirito è pronto, significa che magari siamo pronti in tutto perché siamo stati formati da tante catechesi, da tanto ascolto della parola di Dio, magari anche dallo studio della teologia e ci siamo nutriti di Cristo per tutta la vita. Ma nel momento della prova, nel momento in cui ci troviamo di fronte alla sofferenza e alla morte, ecco che si manifesta tutta la debolezza della nostra carne proprio perché l'istinto alla sopravvivenza rischia di farci rimangiare tutto quello che abbiamo professato fino a quel momento. E allora Gesù ci dice che la preghiera è l'unica sorgente dalla quale noi possiamo attingere la forza per superare ogni forza, ogni tipo di prova. Bene, e che cos'è che fa la preghiera essenzialmente per aiutarci a superare la prova? Gesù ci ha insegnato che la preghiera, nel momento della tentazione, ci fa ricordare quello che il Padre ci ha insegnato. Oltre a ricordare quello che il Padre ci ha insegnato, ci insegna anche a riconoscere le trappole del diavolo che approfitta di ogni momento di prova per allontanarci dalla volontà del Padre. E oltre a darci la lucidità per vedere dove stanno le trappole del diavolo, ecco che la preghiera anche ci dà la forza per non venire attratti dentro questa trappola, ci dà la forza per non cadere nella tentazione che la paura, ecco, suscita in noi. Allora la preghiera diventa la compagna della nostra prova. In particolare possiamo dire che la preghiera del Getsemani è la preghiera del martire che si prepara a vincere la paura attraverso proprio questa relazione profonda con il Signore. Venerdì Santo è il giorno del silenzio, è il giorno in cui la Chiesa tace e accompagna il Signore all'interno della sepoltura. Ma la liturgia che segna questo giorno di silenzio è una liturgia di adorazione della Santa Croce. Cosa può voler dire adorare la Santa Croce? La croce è un patibolo, è un segno di morte, eppure noi abbiamo un atto di culto nei confronti della croce del Signore Gesù. Il Vangelo di Giovanni, il Vangelo che ci accompagna in questo giorno, il brano, il lungo brano della Passione, nei capitoli 18 e 19, ci presenta proprio questo doppio aspetto della croce, del patibolo e allo stesso tempo di una possibilità di culto, di adorazione nei confronti della Santa Croce. Di cosa si tratta? Si tratta della prospettiva di fede che l'Evangelista Giovanni getta in ogni dettaglio della Passione. Dall'arresto al processo all'esecuzione di Gesù, noi abbiamo molteplici segni che ci rimandano a questa dimensione dell'adorazione e che è degna del nostro culto, degna della nostra adorazione del crocifisso, di questo momento così drammatico eppure così pieno di significato per tutti noi. Di cosa si tratta? Prendiamo soltanto qualche spunto. Ecco, un Signore che viene arrestato, il Signore Gesù che viene arrestato, ma che dinanzi alle sue guardie con il semplice proclamare "Io sono colui che cercate", potrebbe sbaragliare questo gruppo di
guardie così di esercito improvvisato. Perché può far questo? Può far questo perché lui è il Signore Dio. L'Evangelista Giovanni ci presenta un Gesù che patisce ma che allo stesso tempo manifesta la sua divinità. Così dinanzi ai soldati che lo oltraggiano, che lo vestono di porpora, paradossalmente quelle veste purpuree sono la vera regalità del Cristo. E dinanzi a Pilato Gesù testimonia in questo drammatico processo, in questo dialogo così intenso, così profondo, Gesù testimonia di essere re ma non re appartenente a questo mondo. E la drammatica domanda che Pilato rivolge a Gesù: che cos'è la verità? Dice proprio questa dimensione della fede che è aperta al credente ma che resta chiusa dinanzi a chi è ostinato, dinanzi al piano di Dio, dinanzi al progetto di Dio. Quando Gesù viene presentato come l'uomo, presenta l'umanità e la divinità, e nel suo punto elevato è giudicato ma allo stesso tempo è giudice. E così durante la crocifissione Gesù viene presentato come colui che porta da sé la croce, che assume il peso dell'umanità e porta con sé tutti noi dinanzi a questo cammino non solo di dolore ma di gloria, di glorificazione. Troviamo nella sala cosiddetta del Santo Sepolcro, che sta per essere aperta all'interno del Terra Santa Museum qui a Gerusalemme, perché quelle che vedete alle mie spalle sono le colonne originali del Santo Sepolcro, della Basilica della Risurrezione. Qui a Gerusalemme la risurrezione viene celebrata in un modo un po' particolare, perché è dovuto allo statu quo dei santuari, cioè al fatto che noi al Santo Sepolcro condividiamo gli spazi celebrativi insieme alle altre comunità cristiane, greci ortodossi, armeni apostolici. Noi celebriamo ancora secondo gli orari del preconcilio la risurrezione, quindi la celebriamo al mattino del Sabato Santo. Questo può sembrare qualcosa di strano, cantare il preconio pasquale e cantare alla bellezza di questa notte speciale, santa, alle 6 o alle 7 del mattino può sembrare qualcosa di un pochino fuorviante, ma in realtà credo che questo sia proprio il senso della Chiesa di Gerusalemme. La Chiesa di Gerusalemme è la Chiesa Madre e come Chiesa Madre deve essere la prima a dare l'annuncio della risurrezione a tutto il resto del mondo. Da qui, da Gerusalemme, un mattino di Pasqua, le donne hanno dato per prime l'annuncio che Gesù era risorto. Qui, in quel mattino di Pasqua, Pietro e Giovanni sono corsi alla tomba per accertarsi di ciò che veniva loro detto e che sembrava deliramento di donne. Da qui, ancora oggi, rispetto a tutte le altre chiese del mondo, il sabato mattina si sciolgono le campane, risuona l'alleluia pasquale. La pietra che è stata rotolata lontano dall'ingresso del sepolcro 2000 anni fa, in quell'alba benedetta, viene in qualche modo anticipata di un giorno perché tutte le altre chiese del mondo possano farsi poi portatrici di questo messaggio straordinario. Cristo è risorto. La vita non ha potuto essere contenuta, non ha potuto essere stretta dalle catene della morte. Quasi fisicamente quell'esplosione della vita quella mattina di Pasqua dal Santo Sepolcro ha fatto rotolare lontano la pietra e allo stesso modo fa rotolare lontano tutte quelle pietre che chiudono, che cercano di impedire alla nostra gioia e alla nostra vita di espandersi, di manifestarsi, di esplodere. Dobbiamo allora in questo luogo essere grati al Signore in una maniera straordinaria perché ciò che Lui ha fatto in quel mattino di Pasqua vincendo la morte continua a farlo nella vita di ciascuno di noi. Ai margini o addirittura fuori della compagine ecclesiale pare essere invece tutto il resto del mondo adulto. Questo è un estratto della relazione che è emersa dal primo anno di ascolto sinodale e il nostro Vescovo nella lettera pastorale commenta in questo modo: la constatazione tutt'altro che nuova del debito di ascolto verso il mondo degli adulti, come pure della poca credibilità o di attrazione presso una parte importante degli adulti e dei giovani adulti, è emersa con lucidità nell'ascolto sinodale. E quindi conclude: non può che essere questo uno dei cantieri sui quali lavorare nel prossimo anno pastorale. E
Gli esercizi spirituali dei quali abbiamo parlato con Don Paolo Cignatta nella scorsa settimana sono stati certamente un primo passo importante in questa direzione. Esercizi spirituali stanziali per cui si richiedeva alle persone di allontanarsi dalla propria vita quotidiana, dalle proprie case, dalle proprie famiglie per dedicare un tempo e uno spazio unicamente all'approfondimento, al discernimento, all'ascolto della parola di Dio e al silenzio. Allora, vediamo com'è andata. Lo abbiamo chiesto al nostro vescovo che ha predicato questi esercizi, ma anche ad alcuni adulti che hanno deciso di partecipare, quindi come l'hanno vissuta e come forse potrebbe essere un inizio di proposta magari da ripetere per incontrare le necessità del mondo adulto. Da venerdì a domenica scorsa sono stati celebrati, vissuti gli esercizi spirituali residenziali per adulti, la prima volta direi da diverso tempo, predicati dal nostro vescovo. Ben ritrovato, grazie per il tempo che ci dedica. Ci siamo lasciati ad ottobre in occasione del convegno, dove nella sua lettera uno dei punti di riflessione, anche uno spunto per aprire un cantiere nelle nostre comunità pastorali, era certamente il mondo degli adulti. Addirittura lei ha detto la constatazione tutt'altro che nuova del debito di ascolto verso il mondo degli adulti, quindi che fosse un suo punto di attenzione lo abbiamo capito, che sia una ricerca, un bisogno che c'è da anni, anche questo l'abbiamo capito. Come mai la scelta proprio di iniziare con un evento così importante come quello degli esercizi spirituali? È nella tradizione della spiritualità cristiana e cattolica quello degli esercizi spirituali un momento privilegiato e possiamo anche dire particolare, nel senso proprio di essere in grado di offrire qualcosa appunto che va fuori dell'ordinario e per ricondurre all'ordinario della vita in modo diverso, in modo nuovo. Allora, immaginando che cosa a livello diocesano potevamo pensare, proporre, abbiamo ritenuto che quello degli esercizi potesse essere un'esperienza da riproporre. Era un po' da anni che la cosa non veniva proposta e quindi è stato un modo per sottolineare proprio questo, questa priorità che volevamo raccogliere anche proprio a livello diocesano. E quindi un tempo prolungato di silenzio, di ascolto della parola di Dio, di condivisione della fede. È stata una delle cose che le persone hanno apprezzato, quella di avere dei momenti in cui condividere quello che ciascuno aveva accolto, aveva pregato, quello che il Signore aveva fatto risuonare dentro di lui. Perché anche questo mi sembra sia un aspetto che abbiamo colto ulteriormente, il debito di ascolto reciproco. A volte si pensa solo che ci sia, che so, dal vescovo, dai sacerdoti, una mancanza di ascolto o poco tempo di ascolto, di attenzione nei confronti degli adulti, ma su questa linea dobbiamo dire che anche gli adulti faticano nell'ascoltarsi e cogliere la ricchezza che c'è presente in ciascuno. Una proposta sicuramente impegnativa e coinvolgente, no? Perché si chiedeva di rimanere via, quindi di creare proprio uno spazio di stacco rispetto alla vita quotidiana, agli impegni, che spesso sono forse non proprio quegli ostacoli a fare un po' di spazio, di profondità, di discernimento. Come li ha trovati questi adulti che hanno scelto di partecipare, ma anche qual è stata la proposta di riflessione che avete pensato fosse maggiormente adatta a questo tempo? La cosa bella, la prima sera ho chiesto, il primo pomeriggio, venerdì, ho chiesto ma quanti di voi hanno già vissuto nella loro vita, al di là di recente o meno? Ecco, circa un terzo, direi un terzo abbondante, non aveva mai vissuto questa esperienza. E allora ho voluto sottolinearlo nel corso di una meditazione. Io l'ho apprezzato
perché non eravamo, diciamo c'erano alcuni giovani adulti, ma la maggior parte diciamo avevamo tutti comunque una certa età, e che qualcuno, cioè che degli adulti provino il desiderio e corrano anche il rischio di vivere un'esperienza del genere è un bel segno, vuol dire essere vivaci dentro, avere la curiosità di sperimentarsi qualcosa di nuovo. Abbiamo chiesto un sostanziale diciamo clima di silenzio, perché così è la tradizione degli esercizi, cioè di dedicare un tempo proprio a fare silenzio per mettersi in un atteggiamento di ascolto del Signore, ma in fondo anche di se stessi. E quindi abbiamo voluto diciamo fermarci con calma sulla pagina della Samaritana. È una delle grandi pagine che questa Quaresima ci ha proposto, insieme a quella del cieco nato, insieme a quella di Lazzaro. E questa ricerca di colmare una sete che c'è. E abbiamo, siamo lasciati condurre per scoprire quali sono le nostre seti. A volte, come la donna che va al pozzo, è consapevole di una sete, quella di acqua, ma ce ne sono altre che spesso, di cui spesso la nostra vita parla, narra, ma delle quali forse non siamo altrettanto consapevoli. E quindi anche andiamo a dei pozzi ad attingere, e dicevo, forse qualche volta andiamo a delle pozzanghere piuttosto che a un luogo che ci dà acqua, che veramente ci dissete. E per scoprire poi che la sete rimane, ma c'è la possibilità di attingere dentro di noi a una sorgente e non andarla a mendicare, a ricercare fuori di noi. Questo è un po' l'itinerario della proposta. E come ricordavo prima, oltre al silenzio, all'ascolto della parola di Dio, la liturgia, la preghiera comunitaria e questi momenti di condivisione. Sono state tre forme diverse, ma apprezzate direi proprio da tutti. Prima di tutto il momento di condivisione fatto a coppie, lo scambio personale, ti consegno qualcosa che il Signore mi ha fatto intuire, vivere. Un momento di condivisione insieme davanti a Gesù Eucaristia nell'adorazione, dove la condivisione passava attraverso questo sguardo su Gesù. E infine un momento invece con la modalità dell'ascolto sinodale in gruppo, quindi un primo giro dove ciascuno raccontava qualcosa di quello che quella mattina il Signore gli aveva fatto gustare, vivere o lo aveva provocato, e poi un secondo giro dove ognuno poteva dire qual è la cosa che lo aveva colpito in quello che era stato condiviso dagli altri. Ecco, diciamo che questi livelli diversi hanno fatto, come accennavo prima, gustare la bellezza dell'arrivare anche a condividere questo livello. Qualcuno diceva, non siamo abituati a parlare di noi agli altri a questo livello. Di solito è una domanda che faccio a chi partecipa agli esercizi spirituali, non a chi li predica, però visto che lei c'era, ha ascoltato, oltre che predicare, ha ascoltato le persone, le ha incontrate, peraltro qualcuno anche in modo singolare, perché c'era l'opportunità anche di fare questi colloqui con alcuni sacerdoti o diaconi presenti e anche con lei. Che cosa si porta a casa? Visto che siamo partiti parlando di questo debito di ascolto, e questa anche necessità che lei ci diceva di condividere tra di loro, no? Gli adulti, per cui non soltanto di essere ascoltati ma anche di ascoltarsi. E poi quali sono le altre seti che le sembra siano emerse, no? Anche magari dall'ascolto di questi gruppi? Innanzitutto
la scoperta, diciamo proprio anche la intuizione che ascoltare il Signore e la Sua parola è capace di avere una forza ancora oggi di far verità, una sete di verità che una volta diciamo incontrata e scoperta permette di cogliere più in profondità ciò che siamo. Ed è proprio vero che il Signore fa verità, ma il Signore è la verità, cioè colui poi che ti offre quell'amore e quello sguardo che ti permette di stare dentro la tua situazione con fiducia. Magari con sofferenza, è vero, ci sono state anche lacrime di sofferenza per quello che ciascuno magari stava vivendo e riemerso, è venuto alla luce anche la coscienza, nello stesso tempo anche la gioia, il Signore è motivo di gioia, porta la gioia. E a me verrebbe da dire, pur non essendo tantissimi, magari qualcuno di più poteva anche esserci, però il fatto che c'è ancora una domanda da parte di adulti di fare cammini di fede. Credo che uno dei tratti che è emerso è che anche chi stava camminando nella fede avverte la necessità a un certo momento di riprendere il cammino, ecco, di rafforzarlo, di riscoprire la freschezza della propria fede. E quindi vale la pena insistere su questo aspetto, vale la pena in fondo rilanciare la proposta, dopo un giorno già qualcuno diceva ma il prossimo anno ne faremo ancora questa esperienza, ecco, è proprio vero, cioè quando si trova l'acqua poi si desidera di continuare ad abbeverarsi a quell'acqua. E quindi direi, siamo in conclusione, una parola, un invito e una riflessione che si sente di offrire alle comunità pastorali che hanno scelto questo come cantiere accanto agli altri che lei aveva suggerito proprio in occasione del convegno nella sua lettera pastorale. Uno è proprio quello degli adulti, no? Quindi chi ha scelto di buttarsi in questa avventura e di aprire questo cantiere? È un cantiere per alcuni versi con molti aspetti di novità, perché non voglio dire che non c'è niente nei confronti degli adulti. Forse abbiamo bisogno di osare qualcosa che fino adesso su cui non ci abbiamo creduto molto, forse non abbiamo immaginato, ecco, che potesse portare qualche frutto o trovare risposta. L'esperienza ce l'ha confermato. Se una proposta viene fatta e la si fa anche in maniera impegnativa, perché è stata una proposta impegnativa quella che è stata proposta, è stata fatta, c'è risposta. Magari all'inizio con un po' di timore, un po' di tremore nel dire ma sarò in grado, come sarà, eccetera. Però proprio perché c'è questa domanda, dobbiamo crederci fino in fondo che la risposta verrà. E sarà sempre una risposta che sorprende ogni nostra attesa. Sono Monica Uccelli, sono della parrocchia di San Giovanni Santa Brigida, dove faccio l'educatrice. Ho deciso di andare a fare gli esercizi spirituali perché è stata una cosa molto istintiva, come al solito un invito da parte del mio don, arrivata alla locandina, sentivo di aver bisogno di qualcosa di particolare in questa quaresima e quindi ho deciso di partecipare. Quando poi si è avvicinata la data ero molto preoccupata perché non volevo più andare, avevo paura. Cioè, non avendoli mai fatti questi esercizi stanziali, stai via 3 giorni, non sapevo chi ci sarebbe stato, sicuramente non conoscevo nessuno
e non avevo idea di che cosa volesse dire una full immersion di 3 giorni in un contesto spirituale, quindi ero decisamente preoccupata. Poi ho deciso di farli, lo stesso, ma mi ero iscritta, avevo detto, e quindi sono andata. Esercizi spirituali, 3 giorni, quindi un argomento, un momento molto particolare. Non sono stati assolutamente pesanti, sono stati impegnativi, ma utili. Mi ha fatto anche piacere non arrivare là e alla fine da sola, perché mi ha permesso di conoscere altre persone e così, senza, sai, quando conosci qualcuno poi alla fine ti aspetti sempre qualcosa, no? Ti aspetti. Invece in questo caso qua è stata una cosa molto naturale, molto spontanea, mi sono sentita molto ben accolta. Il vescovo è stato, vabbè, molto bravo, probabilmente non dico niente di nuovo, però è stato molto interessante. E cosa mi porto a casa? Allora, mi sono portata a casa un po' di serenità, che è una cosa di cui avevo bisogno. Mi sono portata a casa tanti spunti sui quali posso ancora lavorare e mi sono portata a casa una bella esperienza, penso che la rifarò. I ringraziamenti alla fine della celebrazione sono venuti da parte di tutti, estremamente sinceri, e ci siamo lasciati anche come amici, quindi mi viene da dire che forse una cosa che funziona, ecco, è il fatto che fossero stati residenziali, perché a quel punto lì tu esci dalla tua quotidianità, no? Abbandoni, non hai più il problema della spesa, non hai il problema del lavoro, non hai il problema della famiglia, non hai il problema di niente, sei isolato e ti concentri su questa cosa. E secondo me gli adulti hanno bisogno di questo, cioè di una cosa un po' forte, no? Che li coinvolga completamente e che li distolga probabilmente da tutta la quotidianità che significa fretta, significa impegni, significa incombenze. Sia per me che per mia moglie non è stata una cosa particolarmente meditata, nel senso che queste qui sono occasioni importanti che vanno colte in qualsiasi momento della vita. Purtroppo ce ne sono poche, troppo poche. E quindi ci è sembrato normale cogliere l'occasione al volo e partecipare a questo momento così importante. Sono stati giorni molto belli, molto intensi. Abbiamo affrontato il brano della Samaritana al Pozzo, un brano conosciuto. Però grazie al Vescovo sono venuti fuori diversi spunti, diversi dettagli che hanno ancora una volta colpito la nostra vita, cioè parole che si intrecciano con l'esperienza, con la vita. E questo è stato molto bello perché poi, attraverso i lunghi tempi di silenzio e di preghiera, abbiamo potuto riflettere, pensare, meditare a ciò che il brano ci ha detto. Tra l'altro c'è stata anche la presenza importante di Don Paolo, del Diacono Marchioni, oltre del Vescovo, che si sono resi disponibili a fare 2 chiacchiere con noi. Chi voleva poteva parlare con loro e così confrontarsi, tirare fuori quello che era emerso in questi momenti. Abbiamo vissuto l'esperienza battesimale a Vigolo, in quello che viene chiamato il Battistero. Molto bella, molto interessante. E la celebrazione della domenica pomeriggio alle 3, dove si è dato anche un ampio spazio al momento della riconciliazione. Quindi all'interno della messa un ampio spazio. C'erano dei sacerdoti che si sono resi disponibili e questo ha fatto sì che questa celebrazione racchiudesse in sé un po' tutto quello che era successo in questi giorni. Giorni di familiarità e di intimità col Signore. Poi mi porto a casa la pace di questi giorni. La Bellotta dista 10 minuti da Carpaneto, più o meno, eppure sembrava di essere lontano miglia, proprio perché si è riusciti a creare un ambiente, un momento, una situazione dove sembrava proprio di essere sul monte, anche se eravamo in pianura. Ecco, mi porto a casa la voglia di ritrovarci ancora, di fare ancora questa esperienza.
Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Giuseppe Basini. Celebriamo la Domenica delle Palme, è il compimento del cammino che Gesù ha fatto proprio per portare al termine la sua missione, per rivelare l'infinito amore del Padre a tutta l'umanità. Entra in Gerusalemme e entra nello stile che lo ha accompagnato in tutta la sua esistenza, cioè uno stile di mitezza e di umiltà. Questo è il senso di entrare sul dorso di un asino, di un puledro. È un popolo che lo acclama, che lo attende come Messia, il liberatore dall'impero romano, quindi con una visione sociale, politica, di un Messia forte. Ecco, Gesù si presenta sotto il segno della debolezza, forse per rivelare anche lì, in quel momento estremo, è la forza del bene, proprio nel significato della mitezza, di credere che il bene è più forte del male. E in questo, che è un acclamare da parte del popolo, Gesù con i rami d'ulivo, c'è l'espressione forse non pienamente consapevole, ma di colui che è il principe della pace, il simbolo dell'ulivo è simbolo della pace, ma come diceva anche Sant'Ambrogio, l'ulivo è anche il simbolo della misericordia, di colui che è venuto a lenire le nostre sofferenze, il balsamo che consola i nostri dolori, perché il frutto dell'ulivo è proprio l'olio, che è il simbolo della consolazione. Quindi Gesù è il principe della pace, Gesù è il consolatore e il popolo che guarda lui deve decidere se abbracciare la via della forza o la via della debolezza, ma di una debolezza che si esprime dentro la logica dell'amore. Quindi un popolo che è invitato ad essere, come direbbe Papa Francesco, artigiano della pace, un popolo che deve portare i segni della misericordia. E questo apre una domanda, la domanda che c'è nel Vangelo di Matteo di fronte a questo re che si presenta nella mitezza e nella umiltà: chi è costui? Ecco, è il profeta Gesù di Nazareth, che davvero dice una regalità capovolta, e dentro la narrazione, ecco, del racconto poi della passione di Matteo, ci viene ripresentato questo re che viene arrestato, viene condannato, viene ucciso e sepolto, ma non per avere come approdo una sconfitta, ma per rivelare la forza della croce. La croce è sicuramente motivo di turbamento, però con lo sguardo del centurione, di un pagano, possiamo cogliere lì, proprio nella croce, non la fine, ma il compimento di una vita vissuta secondo la logica dell'amore. Mi hanno colpito le parole proprio riguardo a questo sguardo che vorrei fosse il mio e di ciascuno in questa settimana. Guardare la croce come l'espressione più bella per comprendere l'amore di Dio. La fede cristiana poggia sulla cosa più bella del mondo, un atto d'amore perfetto. Ha visto il capovolgimento del mondo, il centurione. Dio che dà la vita anche a chi gli dà la morte, il cui potere è servire anziché asservire, vincere la violenza non con più di violenza, ma prendendola su di sé. Ecco, la croce è l'immagine più pura, più alta, più bella che Dio ha dato di se stesso. Sono i giorni che lo rivelano. Per sapere chi sia Dio, devo inginocchiarmi ai piedi della croce. Che possiamo in questa settimana inginocchiarci di fronte a quella che è l'espressione più alta dell'amore di Dio, e forse di quell'amore che proprio sa regalare poi la possibilità di una ripartenza, di una rinascita a tutti. Dentro il crocifisso vediamo i tanti crocifissi, quindi tanti fratelli e sorelle che sono segnati dalla sofferenza, dalla prova, ma
lì vediamo anche il crocifisso, cioè colui che proprio per aver portato fino al dono di sé la propria vita diventa sorgente, possibilità, dono di una vita nuova. Segnalibri, appuntamento mensile con la lettura a cura di Don Gigi Bavagnoli, quindi ascoltiamo qual è il consiglio di questa settimana. Buongiorno, il libro che presento è di un autore piacentino, Paolo Colagrande, che ha già scritto parecchi libri e con questo libro uscito l'anno scorso, Salvarsi a Vanvera, mi sembra tornato alla freschezza del primo libro che lo ha reso famoso, Fideg. E è una storia molto interessante, molto singolare, la storia di una famiglia ebrea che si trova a vivere dopo il famoso settembre del 43 in un'Italia occupata dai nazisti, aiutati dai repubblichini della Repubblica di Salò, e che deve sopravvivere a questa guerra ormai fratricida. E per sopravvivere succede un fatto molto singolare, che viene scoperta quasi casualmente da un bambino che questa famiglia ha praticamente adottato, rimasto senza la madre alla stazione del paese vicino perché la mamma è stata ricoverata all'improvviso per una malattia, e questo bambino si sporca di nero, adesso poi magari leggeremo il pezzo, e si scopre che c'è un filone di carbone. Allora, proprio per estrarre questo carbone, quindi teoricamente per dare una mano alla guerra a favore della Germania, praticamente questo capofamiglia, che aveva dei negozi di generi alimentari, ma anche qui sottoposti a sequestri, a ruberie da parte sia dei nazisti che dei repubblicani di Salò, questo signore si inventa una miniera, e quindi si inventa di aver bisogno di tanti operai, e sostanzialmente in questo modo salverà dalla deportazione un sacco di ebrei, compresi musicisti, insegnanti, cioè tutta gente che con la miniera non ha niente a che fare. Salvarsi a Vanvera vuol proprio dire che, a furia di parole, di imbrogli, di inganni, di bugie, questo gruppo di ebrei riesce in qualche modo a salvarsi. Il racconto è molto simpatico, è molto fantasioso, è brillante, è divertente, e quindi in questo modo anche il dramma della guerra, tra l'altro questo dramma è visto con gli occhi di una figlia di questo Aride, praticamente la guerra viene vista in modo simpatico, fanciullesco, infantile, un po' come se fosse un gioco, e in effetti è un gioco, anche se a volte questo gioco è molto pericoloso. Sostanzialmente allora racconto di questa vicissitudine della famiglia di questo Aride, ma soprattutto di questo gruppo di ebrei che riesce a salvarsi, e addirittura le figlie poi vengono ricoverate con la mamma da un convento di suore. C'è tutto un rapporto molto stretto col territorio, con le persone buone del territorio. Ci sono i partigiani che ovviamente cercano di approfittare anche della dinamite usata per la miniera, poi per fare ovviamente atti di sabotaggio, e ci sono questi poveri tedeschi, alcuni veramente un po' troppo macchiettistici, diciamo così, compreso il comandante, che si innamora alla fine di una delle dipendenti di questo Aride, e quindi scappa con lei ovviamente in modo molto avventuroso, eccetera eccetera. Addirittura colui che gli fa una finta carta d'identità è uno che poi di fatto lavorava, collaborava con i partigiani, con gli ebrei, eccetera eccetera. Questo per dire come le situazioni di una guerra sono sempre molto variegate, molto varie, e non c'è sicuramente una distinzione così netta tra i bravi e i cattivi,
piuttosto tra i furbi e gli stupidi. Questa invece è una distinzione più interessante e anche tutto sommato più praticata nel libro. Allora leggo solo un pezzettino, quando appunto questo bambino, che per motivi molto fortunosi viene custodito dalla famiglia di questo ebreo, appena prima della guerra naturalizzato italiano, e quindi un po' giocava anche su questo imbroglio, ecco, scopre la miniera. Il bambino Cali sembrava appena uscito da un maleficio, da un caminetto, aveva le mani nere, segni neri delle dita sulla faccia, anche la giacchetta e i pantaloni erano neri a chiazze e strisce, ogni gesto lasciavano nuvolette di nero. I capelli, già neri per conto loro, avevano preso un'apparenza più ruvida e granulosa, con riflessi traslucidi psichedelici che potevano aver contribuito allo stramizio, quindi allo spavento di quelli che lo vedono arrivare così dipinto. Alla vista di Cali, mio babbo aveva fatto d'impeto la domanda: chi ti ha ridotto così? Una domanda stupida, perché non c'era nessun altro nei dintorni e comunque nessuno poteva avere interesse a colorare di nero un bambino. Cali si era voltato indietro verso la testata della collina sulla sponda destra del rio Fogazza, aveva allungato una mano e aveva detto: Cali. Tutti e quattro avevano guardato in quella direzione, dove sembrava non ci fosse niente, solo desolazione di pietre, tronchi secchi e ruggine. Avevano smosso gli strati marci di fogli, rami, ghiaie e terra per guardare sotto, poi avevano alzato la visiera e messo le mani ai fianchi del vestito da cerimonia che usava per guidare la priglia. Cosa dice? Aveva chiesto Oscar. Tu te ne intendi? No, però verrebbe da dire carbone, aveva detto Oscar. Verrebbe, aveva detto mio babbo. Quindi questa miniera, che poi si rivela essere solo all'inizio un po' ricca di carbone, di fatto verrà sfruttata per salvare tante persone, per far passare del tempo, per aspettare l'esito, la fine, la morte della belva, così viene chiamata dall'inizio. In effetti siamo verso la fine del 43 e quindi il fronte si sta spostando verso il nord Italia, quindi dopo qualche mese di avanti e ridieni, chiudiamo la miniera, lasciamola aperta, eccetera, eccetera, finalmente la zona viene liberata e quindi questi ebrei e i loro compagni di avventura possono veramente godersi la pace. È un racconto bello, simpatico, divertente, ripeto, con dei risvolti ovviamente anche drammatici, ed è una lettura tranquilla per passare bene, ad esempio, le vacanze di Pasqua. Buona lettura. La nostra puntata termina qui, io vi ringrazio per essere rimasti con noi, ora vi leggo alcuni degli appuntamenti principali per la vita della nostra diocesi nei prossimi giorni, ma vi ricordo che naturalmente sul portale sono tanti i video che sono messi a disposizione, considerate anche tutte le stazio, il materiale anche per vivere al meglio questa settimana santa che stiamo per iniziare, poi anche tutte le informazioni per la vita della diocesi e delle parrocchie. Vi ricordo naturalmente il Triduo, per cui il Giovedì Santo inizierà tutto il 6 aprile alle 9:30 con la messa crismale con tutti i sacerdoti della nostra diocesi e alle 20:30 in cattedrale la messa in Cena Domini a ricordo dell'ultima cena. Venerdì 7 aprile alle 8:30 in cattedrale l'ufficio della lettura e delle lodi, alle 18 la celebrazione della Passione di Nostro Signore, naturalmente sempre con il nostro vescovo Adriano, e alle 21 la Via Crucis della comunità pastorale numero 1 per le vie della città. Sabato 8 aprile alle 8:30 in cattedrale ancora l'ufficio delle lodi, alle 21:30 la veglia pasquale. Domenica 9 aprile, Pasqua di Risurrezione, alle 8:30 il nostro vescovo sarà a celebrare l'Eucaristia presso il carcere delle Novate, alle 11 invece la messa in cattedrale qui a Piacenza con benedizione apostolica e indulgenza plenaria, stessa cosa che si ripeterà alle 17:30 nella concattedrale di Bobbio. Come vi ripeto, tutte le altre informazioni le trovate sul nostro portale. Vi auguro una buona settimana santa e ci vediamo per la domenica di Pasqua.